Buongiorno, oggi vi insegno a fare un'orata al forno come piace a me, cioè a modo mio. Gli ingredienti sono aglio, origano fresco, pomodorini, cipolla tagliata grossolanamente. Patata tagliata un po' grossolanamente perché così nella cottura ci vogliono 20-25 minuti per il pesce, 20-25 minuti per le patate. Olive nere, vino bianco, sale, pepe. Quindi adesso andiamo a mettere, scusate, subito mi sono dimenticato di dire il pesce. Il pesce che usiamo noi è un'orata da allevamento del Mar Mediterraneo. È un bel pesce di circa 500 grammi, ha bisogno di circa 20, 25, 30 minuti massimo di cottura. Quindi adesso andiamo a prepararla. Mettiamo uno spicchietto di aglio dentro assieme a un rametto piccolo, un rametto di origano fresco. Se non avete l'origano, potete mettere anche del prezzemolo, potete mettere anche del rosmarino, cambia poco, secondo me. Quindi poi andremo a mettere l'altro aglio. Abbiamo già messo l'olio. Abbiamo messo l'aglio. Quindi adesso andiamo a mettere la cipolla. Tagliata abbastanza grossolanamente. Andiamo a mettere le patate. Pomodorini. Questi sono pomodorini che ho io in casa, li ho raccolti stamattina, sono buonissimi. Voi se non li avete, andate a prenderli. E infine andiamo a mettere le olive. Queste sono olive denocciolate biologiche nere e danno un sapore gustoso al piatto. Sale. Non tantissimo. Il pepe. Questo è pepe etiope, buonissimo. Non c'è in commercio. Quindi andiamo a inserire il vino. Il forno è già caldo, 180 gradi, 25-30 minuti. Il pesce va voltato a metà cottura, quindi fra 10 minuti, 15 minuti, 10 minuti lo andremo a voltare. Quindi adesso sono passati circa 10 minuti, 15 minuti dall'inizio della cottura. Dobbiamo andare a voltare l'orata. Intanto andiamo a muovere anche le verdure. In questo modo facciamo spazio l'orata. La prendiamo così e la andiamo a girare e la rimettiamo dentro al forno. Forse sarà pronto. Quindi adesso sono passati circa 30 minuti. L'orata è cotta. E quindi andiamo a spinarla e a fare il piatto. Quindi adesso andiamo a comporre
Il piatto di prezzemolo, un po' di sugo, limone, ci vuole un altro po' di pomodorini. Orata a modo mio in forno con le verdure. Con un buon bicchiere di vino bianco e buon appetito.